Oggi vengono consegnati al comune di Caltanissetta, alla città di Caltanissetta, quattro nuovi defibrillatori, contestualmente alla mappatura di tutti quelli dislocati nel territorio. Ci tenevo a ringraziare l'amministrazione che ha patrocinato il progetto e soprattutto ci tenevo a ringraziare, tutti gli imprenditori che in questo progetto hanno messo prima il cuore e poi hanno dato un segno concreto, quindi sostenendo il progetto. È bellissimo oggigiorno vedere e sapere che ci sono, insomma, degli imprenditori sensibili e orgogliosi verso delle iniziative solidali a favore della comunità. Quindi il risultato è che se dovessero servire questi defibrillatori, tutti insieme contribuiremo chiaramente a salvare una vita. Questa è una cosa molto bella e molto importante. Abbiamo accolto con favore la proposta dell'AMG Communication che ha voluto coinvolgere la città per un crowdfunding, cioè per una ricerca di fondi, al fine di dotare la città di altri quattro defibrillatori. Ci è sembrata una iniziativa lodevole perché i defibrillatori garantiscono la sicurezza e salvano le vite. Coinvolgere la città in questo è stato veramente un gesto straordinario. Questi defibrillatori si aggiungeranno a quelli presenti, a quelli che l'amministrazione comunale intende finanziare con fondi propri, perché la città di Caltanissetta sia una città cardioprotetta. È stata anche utile, l'iniziativa di realizzare delle cartine della città che verranno sistemate in diversi punti della città che indicano dove sono presenti i defibrillatori. Davvero un'ottima iniziativa, un'iniziativa proprio di un modello partecipativo che ormai mi sembra essersi consolidato nella nostra città e lancio un appello anche ad altre realtà della nostra città a coinvolgersi perché ciascuno facendo qualcosa fa qualcosa di grande. L'obiettivo è quello di dotare la città di numerosi defibrillatori in maniera tale che la possibilità di poterne utilizzare uno sia alla portata di poche centinaia di metri l'uno dall'altro. Questo è un obiettivo raggiungibile. Io ho già, assieme all'assessore Campione, avviato delle interlocuzioni anche con altre realtà, come per esempio l'organizzazione delle farmacie, e con loro cercheremo di operare anche per incrementare questa attività.